Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Range Simulator, ovvero il primo appuntamento del 2022 con Range Simulator. Hi everyone, welcome to our first appointment of the 2022 with Range Simulator. Salut à tous et bienvenue à notre premier rendez-vous de 2022 avec Range Simulator. E allora, voglio un saluto a tutti quanti. Ho già fatto alcune piccole modifiche. I have done a few modifications. J'ai apporté un peu de modifications au Range. Allora, nella nostra ultima live, qui avevo costruito una stalla, ma siccome prima di durante la preparazione off camera della mappa, purtroppo mi sono schioppate, praticamente mi sono andate KO tutte le mucche che avevo, probabilmente per il freddo. Questo non lo so, quindi ho deciso di creare una struttura coperta, diciamo così, in stile farming, questa struttura nella quale poi poter mettere le mucche al coperto. So welcome and with reference to our latest live streaming, I decided to build this big barn by myself, because previously I had all the cows, they were dead, so that's why I decided to build this big and huge bar to let them to be covered and to be so far from the snow. Et alors, comme je disais, j'ai apporté un peu de modification à la ferme, pardon, Orange. J'ai construit ce bâtiment là et j'ai battu la stable que précédemment j'avais construit, parce que j'ai vu toutes mes vaches, toutes les vaches qui sont mortes. Je sais pas si c'est question de foi. Donc au moment où j'ai construit ce bâtiment là, et puis je pense que quand je vais acheter de nouveau les cochons, je vais faire la même chose, mais je vais faire un unique bâtiment pour les faire, pour les enlever, voilà. E allora, però, prima di questo devo acquistare un po' di tavole, decisamente. Allora, ovviamente vi faccio vedere anche la disposizione. Ho spostato, ho rifatto tutto da zero. Ho spostato all'esterno del recinto i serbatoi, per evitare appunto di dover ogni volta entrare nel recinto e andare a caricare, che precedentemente risultava un po' complicato, almeno per quanto riguarda i maialozzi. E quindi ho spostato stessa cosa qui, ho spostato tutto nella parte posteriore delle costruzioni, in modo tale da poter accedere da qualsiasi punto ed evitare appunto di impattare sui maialozzi. Ho allargato leggermente la distanza fra le due strutture,
E adesso mi tocca per il momento continuare quindi a costruire i troglodi qua, come si chiama. Quindi, ma prima di questo, io direi di innanzitutto completare l'ultimo pezzo del recinto e poi andremo ad acquistare. È un toro da latte e ovviamente vedremo di acquistare quattro mucche sempre da latte. Ma prima ci andiamo a sistemare un po' il tutto. Ah, ovviamente ho perso anche il cavallo, ecco, anche un'altra situazione. Quindi c'è stata, diciamo, come diceva il grande Totò nel film Totò, Peppino e la Malafemina, caro Twitch, questo è il titolo di un film. Quindi, caro operatore di Twitch, ti invito ad andare su Google e digitare il titolo del film Totò, Peppino e la Malafemmina, ok? Mi dissocio. Detto questo, ovviamente ho fatto un po' di lavori e quindi diciamo che off camera ho passato il periodo di queste festività a cercare di capire come poter ottimizzare al meglio il range, le stalle. Poi dopo andremo a fare un po' di ginnastica sul posto, orsacchiotte e non orsacchiotte. Allora, poi ci giriamo. Allora, iniziamo a piazzare questo. Ovviamente sui passaruta non sempre si possono mettere i materiali perché restano bloccati. Allora, quando li prendo, allora quelle sosse ne sono ogni troppo, guarda che sono 7, quindi ne devo prendere una ventina, facciamo 30, 20, ecco, con tutto questo qua. Mi sembra di aver preso tutto. Le targhette, queste mi pare che ce l'ho. Sì, vabbè, poi eventualmente le veniamo a prendere qualora dovessero servirci. So now I will finish building the food reservoir inside the barns, and I will end the latest part of the ranch. The ranch. E quindi iniziamo, poi dopo andiamo a fare un po' di esercizio, ovvero orsacchiotten, orsacchiotten, ja, wunderbar, wunderbar. E quindi vedremo se qualche orsacchiotten ci farà la pella, così poi registriamo anche la clip per la mitica Chiara e underscore error 404, e ovviamente sarà, molto probabilmente sarà un sound alert, credo. Beh, vediamo un po', non vi posso svelare nulla, shh, è un secret. Oppla. E allora, come avete passato questa settimana, mi auguro
l'abbiate passata nel migliore dei modi, ovviamente, e spero soprattutto che abbiate passato delle buone festività, anche se i tempi sono quelli che sono, però è importante che abbiate passato momenti felici. Felici. Ecco quello che vi dicevo prima, quando alcuni materiali di quel legno capita sui passarotti, si perdono alcune posizioni. E quindi ci dobbiamo arrangiare. Quindi, in conclusione, ritornando al discorso di quello che è stato fatto, ho dovuto rifare praticamente buona parte dei lavori che precedentemente avevo fatto e che mi hanno un po' fatto perdere, cioè allarmato, perché per la seconda volta mi sono schioppati tutti gli animaletti, quindi siccome dalle mucche là io ogni giorno ci ricavavo un bel po' di lattuccio, allora sa che c'è di nuovo, costruiamo una bella struttura, una mega struttura dove poterle ospitare e stare coperte, perché almeno non nevica all'interno della stalluccia. Facciamo un po' di riscaldamento, orsacchiotte, orsacchiotte, zuzu, orsacchiotte, non mi mangia, oh, zuzu, orsacchiotte, zuzu, zuzu. Wila! Carissimo Shadow! Buon pomeriggio. Hai visto che personaggio? Con le Bermuda, i Bermuda. Durante questo freddo inverno. Come stai? E ben ritornato in Lives. Non credo di essere quei. No, vediamo un po'. Ah, perfetto, è partita l'animazione. Ok. Allora, e caro SDJ, non so se tu c'eri prima il Lives, ma oggi andiamo praticamente a modificare radicalmente, o meglio, ho modificato off camera, quindi durante questa settimana è un po' il range. Ho pensato di mettere una stalla molto grande e fatta da me, quindi costruita a mo' di casetta, diciamo così, perché purtroppo durante questi giorni qui nel gioco ho perso le quattro mucche e ho perso pure il cavalluccio. Quindi le cose non vanno buone. E allora vi faccio vedere la struttura che ho creato. Diciamo in pieno. Altrimenti rimaniamo a piedi qua. Non si può switchare come su Farming con il tab da un mezzo a un altro. O capparoggero. Com'è passato, carissimo Shadow, le vacanze? Qua le vacanze, insomma, questa settimana un po' particolare, che è quella lì
a cavallo fra l'ultimo giorno dell'anno ed il primo. Beh, che diciamo solitamente, questo è un periodo, diciamo così, un po' più culinariamente parlando, un po' meno light, del solito. Diciamo che almeno qui dalle mie parti, nella provincia di Napoli, il cenone, il pranzo, oh, mi sono captato, il pranzo e il cenone, insomma, natalizie del periodo di Capodanno, insomma, è un po' pesantuccio. Ah, spero che almeno, come dire, sia tutto, diciamo, tutto regolare, va? Ho preso il palo, fratelli. Oppa, allora qua. Allora, qua me ne servono pochi. O meglio, me ne serve uno qua dietro. E chiudiamo. Spero, caro DJ, che sia cosa di poco conto, insomma, cose non particolarmente, come dire, pesanti da sopportare o supportare. Il gallinaro qua. Allora, questa l'acqua ce l'hanno. Comunque, cosa molto importante, quando create una struttura per i vostri animaletti, cercate di inserire quanto più mangiatoie possibili, perché più ne mettete e maggiore sarà la, o meglio, minore sarà la probabilità di perdere e trovare capo ai vostri animaletti. Quindi spendete un po' di più, ma ve ne trovate molto meglio. E soprattutto la spesa non la farete tantissime volte. Forzacciotte, forse. Poi prepareremo anche la struttura sulla quale poi faremo anche un po' di addestramento. Altrimenti poi quando andiamo a caccia, gli ossacciotti ci fanno la pellam. Diciamo che oggi è una giornata un po' così, diciamo, di svago, anche se comunque ci stiamo dedicando appunto alla preparazione per l'accoglienza dei nostri nuovi amici Colusiolo. E quindi le prime saranno le mucche, perché le mucche producono il lattuccio, e poi in secondis i porcellucci e maialozzo. Forza ciotte, forza ciotte, voilà, mettiamo qua, forza ciotte. Sì, ma non tutti adesso, Shadow, perché i maialozzi qua richiedono veramente tanta 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 attenzione. E siccome preferisco più investire sul latte, perché comunque il latte tu, diciamo, alla materia prima la puoi vendere anche così, non soltanto creando il formaggio, allora preferisco
Per il momento la priorità è sono sicuramente le mucche. Ovviamente ho dovuto ricomprare anche le galline perché purtroppo pure quelle mi sono andate tutte KO, tutte, tutte, tutte. Quindi sempre off camera mi sono messo piano piano e mi sono risistemato un pochettino il disastro. Ora non so se perché ho cambiato la versione del gioco. Cioè, ho fatto l'upgrade e quindi mi sono schioppati così, oppure per altri motivi. Sta di fatto che ho rifatto un po' di cose, però è stata anche una cosa buona, tra virgolette, perché comunque stavo riscontrando un po' di difficoltà nel gestire i myots, che quelle aumentano di numero. Mangiano tanto e si incastravano. E allora, non so se l'hai visto prima, ma ti faccio vedere l'ultima opera, chiamiamola così. Ho creato è questa, chiamiamola espansione, va? Della stalla. Allora, qua praticamente qua devo dipingere anche di giallo, vabbè. Qua praticamente avevo la stalla standard per farti capire come quella è lì. Poi, siccome per il fatto che ti ho detto prima, mi sono schioppate tutte le mucche, ho detto: ma non è che per caso c'entra il fatto che la neve sta a terra e quindi sono rimaste congelate? Così ho pensato di costruire questa struttura qua. Ecco, a proposito, devo ancora completare la scala qua dietro. E infatti, e quindi dicevo che siccome questa è già la seconda volta che mi capita, ho detto, ho di evitare che ogni volta devo andarmi a fare cosa. Io mo mi costruisco una struttura più grande, la pago qualcosina, però diciamo che sono al riparo dalle intemperie, e quindi ho costruito sto tetto spiovente qua, che poi può essere anche ottimizzato e quindi può essere utilizzato anche per depositare del materiale. E ho praticamente rifatto tutta sta mega struttura, un mega villone, insomma, qua. E poi ovviamente, siccome pure le galline la stessa cosa, e si bloccavano e si buggavano praticamente vicino al cancelletto qua, ho abbassato il cancelletto e poi ho allargato un po' il recinto in modo tale che possono tranquillamente muoversi e quindi non stare accalcate. E ho cercato di fare una cosa un po' più spaziosa, avendo pure del tempo a disposizione. Ho detto quasi quasi me la sistemo. Allora, mo questo lo metto temporaneamente qua, andiamo a dormire tra poco. Bla. Andiamo a fare il break, time break. Voilà. E poi domattina andremo ad acquistare le nostre prime mucche. Ah, ma qua c'è altro legno. Hai capito? E credo fratta tua. Allora, mo inseguirò qua. Non si vede niente. Abbiamo messo la luce da qualche parte. Eccola qua. Scendiamo a dormire. Ecco qua. E mo andiamo dal mercante.
In fiera qua e finalmente andiamo ad acquistarle. Ok, le targhette ci stanno. Vei vasca, vaga pigliare in baccarellas. Eiamus. Le prime mucche. Allora, però, mi sa che devo andarla a scaricare la tier. Dall'altra parte. Vediamo un po'. Sì, ok. Andiamo, andiamo. Salto dell'orsacchiotten. Voilà. Orsacchiotten. Andiamo dall'emporio. Allora, l'emporio sta, quindi devo girare a destra. Ok. Ovviamente in quest'ultimo aggiornamento hanno rilasciato anche il macchinario, il mungitore automatico, quindi una volta attaccato il tutto alla mammella della mucca, poi si attiva e si disattiva automaticamente. Si mette direttamente il barile sotto il macchinario, poi faccio vedere il funzionamento. Adesso proprio no, perché appena acquistate le mucche non producono latte. Dal giorno successivo si può tranquillamente iniziare a mungerle. Oppala. Furgoncino. Buongiorno, signor, se volete apprendere in baccarella. Bac, le mucche, come ti siete? Vabbè, signor. Grazie assai. Allora, animale, ecco qua. Allora, mucca da latte, toro da latte. Ok. Uno. Poi, no, no, perché no, è crashato. No, non è possibile. Vediamo un po' se ci va bene qua. Ecco qua, speriamo che... Beh, mi fa ritornare a prima di uscire, ok? Sto crash non ci voleva. Dai, su. Sta ancora in ferie. Andiamo di nuovo ad acquistare il baccarella, le mucche. Su. Dobbiamo lavorare come le bestie, come dice il grande Macho King. Allora, adesso dritto qua. Poi qua.
qua. Esatto, sì. Pacchiotten? Ah no, è Alcen. Pacchiotten? L'ultima volta, sai, dice, nel periodo di Halloween, quindi il periodo di ottobre, su questa mappa qua non vedevo un lupo, diciamo così, da prima che rilasciassero la nuova versione della mappa. E praticamente ho visto un lupo con gli occhi rossi. Mamma mia, ha fatto paura. Segna, buongiorno. Sono venuto a pigliare Baccarail. Il Baccarail è autore. Ma poi è stato buono. Speriamo che non crash. Allora, quindi. Uno, due, tre. Non questo. Quattro. Anzi, quasi quasi, esatto. Allora, uno, due. Perfetto, allora a questo speriamo di poterle caricare tutto nel furgoncino o capparogero bebe buche e due, ah, bene o male, a meno si avvicinano, dimmi che no, non dimmi che questa non ci entra. No, non ci fa. Wow, lo sapevo. E allora? Stiamo un po' lontanucci, cara. Come posso famo? Allora, mo facciamo così. Ora che so il problema. Carica partita, ne prendo solo 4. Eh sì. Altrimenti quella rimane là. E non va bene. Poi verrà a fare una seconda un secondo acquisto. Buongiorno. Forza Giotta. Chiama bella, come si dice da queste parti. Andiamo su, chiama bella, chiama, chiama bella. Dice Kail. Voilà. Oppla. Questo palo è proprio fatta di cemento armato. DJ, 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 DJ Television, DJ, DJ Television, DJ. No capa. Quindi massimo 4, quindi prendiamo toro da latte 1, 2 e 3 per un totale di 4. State a buon. Venite. Vieni. Brava Shoutouts. Brava Shoutouts. Va night. Ehi, come so bravo? Dice Kail. Ok. Ah, fammi acquistare prima di andare via. Fammi chiudere qua. Mi servono 1, 2. Arrivederci. 3.
3070, ah però. Ma hai visto se è una 3070 originale o se è una cosa. Cioè, ti è arrivata a casa. Che di questi tempi fanno un po' di magagne qua. Se l'hai trovata a quel prezzo e l'hai trovata onesta, ottimo. Caspita. 500 euro è un regalo. Mio nonno non è da lungo periodo che non è che guardo molto più i costi dell'hardware, anche perché, ops, ho visto che ci sono almeno al momento costi proprio che per comprarti l'hardware ti devi, non dico che ti devi vendere un rene, ma poco ci manca. DFM 13.102.002 Dennis Macchia ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Thank you, Dennis, grazie mille. Come stai innanzitutto? Hai fatto buone feste? Beh, sicuramente le hai fatte. Mi auguro che tu l'abbia fatta alla grande. In questo momento in chat con noi c'è anche il mitico DJ Shadow YouTube, credo. Ottimo, è la tua prima esperienza qua su Farming 22? O già hai precedentemente potuto ah, ok, quindi sei già collaudato, diciamo così, già rodato. K, buono, buono. Eccoci qua, ma facciamo anche il su al mitico. Dovrebbe mamma mia, 1.700.000. Fammi vedere una cosa, vediamo se ha preso correttamente. Quindi andiamo da qua. Oh, ma c'era un altro ingresso di là. Ma tu guarda quanto sono state fesse. Vabbè, fa niente. Ah, ti dicevo, caro Dennis. Quindi, insomma, pure tu. Ti stai divertendo con farming qua. Effettivamente Farming quest'anno ha fatto, non voglio dire il botto, però ha fatto veramente, ha cambiato tante cose. Le accompagno direttamente in casa qua, vediamo se ci passa. Teoricamente sì. Vieni, bravo. Qua c'è tutto quello che ti serve. Brava, vai, 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 zio, vai. Vai che qua stanno nel recinto. Su, scappate, zio. Oh, capparoglio, no? Allora, io direi arrivato a sto punto, non me ne esco da qua. Perché ci vuole molto più tempo per farle fare il giro. Ho le mucche qua. E abbiamo acquistato le nostre prime mucche. Ah, devo andare a prendere le etichette, ovviamente. Devo mettere i nomi. Bello scattante sto furgone. Ho preso il pelo.
Vai, uno stellinato, vai. Dritto, 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 dritto. Boh, boh, boh. Allora, mo questi li scarico qua a terra. Si scarica qua dentro. Qua nel gioco il tempo vola qua. Già nel gioco sono le 11:37, quasi mezzogiorno. Il tempo vola. In this game ok, grazie Dennis, tanto io pure io a volte mi capita che mentre sto lo faccio soprattutto con Fernbus, non so se lo conosci, e soprattutto con lui a quell'orario in cui magari lui fa porta altre live, pure io mentre mi sistemo la farm ascolto anche gli altri amici in sottofondo, mi fanno compagnia e poi mi fanno pure Fernbus, in particolare mi fa morire da ridere. Allora voglio mo andiamo a mettere un po' le etichette, iniziamo a darne un nomignolo. Allora dai un nome, mettiamo Totò. Dov'è la bianchina? Eccola qua. Ok, poi a te. Sono nomi degli attori, dei grandi attori napoletani. Poi altro c'era, Tina Fica, Titina De Filippo, un pare si chiamava la sorella di, vediamo un po' che mo mi sfugge. Esatto, Titina De Filippo, perfetto, tanto di Titina ce n'è una sola. Ecco, anzi qua gli tolgo il nome, il cognome. Che ha fatto? Non così. Ecco qua. Ok. Andiamo a riempire un po'. Ho messo anche, ho posizionato questo granaio in modo tale da non aver problemi di intralcio sia per le mucche ma ovviamente anche per i maiozzi. Qua abbiamo ancora la mod, il coso degli alberi di Natale. Ovviamente in ogni pacco regalo di questi, se non ricordo male, mi pare che ci sono delle cose, quindi dovrebbero essere gli animaletti, quindi ora se non ricordo male, andiamo un po', apriamone uno qualsiasi. Ah, fuochi d'artificio, ecco qua, il gallo. Comunque ci sono diverse cose nei regali. Mo per il momento mettiamo Rock House 2 qua. E continuiamo nel frattempo. Ci andiamo a produrre un po' di ciccia nell'attesa di far aspettare il giorno successivo.
Non so cosa sia. Facciamo la salsiccia. Ah, forse carne di maiale, probabile. Oh, ok, allora. Iniziamo a fare qua. Quindi salsiccia significa mettere la carne cruda all'interno, venderla cruda quando è essiccata e salame, quindi polpetta e salsiccia diventano salame di polpetta di maiale o salame semplice. E questa è quella che fortunatamente sono riuscito ad imparare qua. Poi faremo anche un esperimento con creeremo dei prodotti gourmet, quindi aggiungeremo un altro ingrediente che però lo vedremo ovviamente nella prossima live. Nel frattempo continuiamo a produrre prodotti standard. E quindi classici. Poi, appena sarà mattina, andremo un po' a fare una visita al laghetto. A proposito, fammi preparare. Ecco qua. Ok, vediamo un po' quante ne abbiamo fatte. Ah, sì, giusto, mi ero completamente dimenticato che c'era anche... infatti questo è tutto manzo, ok. Vabbè. Allora, questo... diciamo che lo facciamo misto, va? E mo da qua iniziamo a farle... singolarmente 15 e 25 nel frattempo nel gioco, quindi noi andiamo avanti e poi chi ha orecchie per capisce bla, capisce bla, capire intenda. Andiamo a preparare il, andiamo un attimino sulla Gran Salto, la collina del Gran Salto. Abbiamo quasi finito qua. Approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi nel farmi compagnia durante queste live e spero di essere di buona compagnia per voi. Sappiate che voi lo siete e come dice a Napoli, assai assai. Ovviamente durante la settimana insieme alla zappa storta, Gippo
e alla mitica Chiara underscore error 404. Veniamo in multiplayer qui durante il live di La Zappa Storta e ci divertiamo, insomma. Ovviamente, se non conoscete La Zappa Storta e magari non conoscete nemmeno Chiara underscore error 404, vi invito a passare nel loro canale e mettere un bel follow, perché sono streamer bravissimi, molto più bravi di me, vi fanno divertire, vi fanno parià e poi, insomma, sono veramente bravissime persone, quindi portano contenuti adatti un po' a tutti quanti, a giovani, meno giovani, diversamente giovani e chi più ne ha più ne metta. Bello il balcone, a proposito, non vi ho mai fatto vedere il balcone qua. E questa è stata un'altra espansione che ho fatto durante una delle live dell'anno scorso. E qui è stato fatto questo lavoro per permettere al camion di poter entrare sotto la struttura e quindi non restare con la testa all'intemperie durante il carico e scarico. E poi in ordine di modifiche abbiamo la torre, eccola qua, dove poter fare: oh Romeo, Romeo, perché tu sei Romeo? E fare anche un po' di preriscaldamento. Forza chiotten, ecco qua. Poi ovviamente è stato creato un sottoscala. Al momento qui non sono ancora riuscito bene a capire cosa fare, poi appena avrò l'idea giusta verrò sicuramente a creare un altro piccolo, chiamiamolo così, deposito tra virgolette. E niente, poi abbiamo la solita uscita d'emergenza qua, che ci permette appunto di scaricare e caricare un po' più velocemente quando siamo occupati e quindi dobbiamo portare un po' di cose più pesantucce. Chat, ci siete? Non vi sento. Certo che fa uno strano effetto vedere quella bella struttura là. Ora sì che le mucche saranno belle, belle e anche molto meglio rispetto a quando stavano nella stalla, che ovviamente per questioni di bug aveva la neve a terra, quindi non so al momento la motivazione del capo di tutti gli animaletti. Visto qualcosa. Pottola di scalitto. Questa è la seconda, allora, questa è mista. Salsiccia, questo me lo andiamo a vendere. No, finisco questo. Allora, queste. Allora ne facciamo un altro. 18 e 25, ok, diciamo che forse siamo quasi pronti. Ah, ovviamente anche il cavallozzo, pure quello l'ho trovato messo su un fianco.
quindi ci sarà gradualmente, credo, un cambio radicale dal punto di vista di rifugi, quindi logistico, per quanto riguarda i nostri amici pelosi. Nel frattempo andiamo a vendere un po' di queste cose. Ah sì, queste sono tutte le galline che mi sono schioppate. Vediamo se chiedono carne di pollo, così poi. Dovremmo prendere un extra. Vacandescio. Beh, perché ti giri? Prepariamoci. Perché domattina andremo a fare il salto della della collina dell'Orsacchiotten, Wunderbach. Ah. Salamine, salsicce, salsicce. Ecco qua, 19:44, ma fra poco ci ammacucò, ci andiamo, no stai, non mi devo tenere, no, no, ci siamo, 10, 9, 8, 7, 6, Qui, Drift, scusami se non ti ho letto, mamma mia. Spero che non stia da parecchio tempo in Lives. Come stai? Innanzitutto, buon pomeriggio e thank you so much per essere tornato in Lives KK. Come è andato allora il convoglio ieri? Boh. Ti ho lasciato che stavate un pochettino, stavate facendo un po' di prove tecniche. Per quello che riguarda la parte audio, qui che ha fatto? Presa d'aula. Ah, ma avete continuato il convoglio oppure, diciamo, vi siete fermati? Sì, non ti preoccupare, tanti ho. Puoi anche mettere il volume più alto, tanti ho più. Con la voce più alta di queste non posso parlare. Altrimenti perdo la voce a farmi 2 ore di live al giorno. Allora, mettiamone qualcuno in più. Giusto perché non si può mai sapere. Poi quando sentirei Orsacchiotten, Orsacchiotten, allora vuol dire che c'è l'orso che mi insegue. Quindi riepiloghiamo. Allarma e carica, perfetto. Carica. Beh, questi proiettili fluttuano nell'aria. Andiamo a fare un po' di caccia perché mi occorre
mi hanno chiesto una clip per un sound alert di Chiara e underscore error 404. È un'altra carissima amica streamer, quindi mi ha chiesto sta cosa e le ho fatto una promessa di farla sta cosa. Ah, quindi ho capito, a te è successa sta cosa, scusi, non avevo capito. Ah, e quindi hai dovuto interrompere la lives, come dice il mitico Macho King. Beh, per causa di forza maggiore l'hai dovuto fare, quindi ci mancherebbe. Però, visto, alla fine è divertente il convoglio, eh. Però ovviamente diciamo che ci vuole anche un minimo di organizzazione, però poi quando trovi anche le persone giuste con le quali poter condividere la Brix cosa. 3131 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Cheer 10. Drift, grazie. Grazie mille per il sostegno al canale. Thank you, caro Drift. E allora, eccolo qua. Ok, allora adesso orsacciotte, questi mi fanno la pellam. Un altro sta là. Orsacciotte, scappa, scappa, zuzu, avete, c'è l'orsacciotte, zuzu. Oh, azza, questo sale sulla faccia la miseria. Oh, hai capito? Anzi, questo mi è venuto ad aggredire fin sopra la macchina. E allora quel bug non funziona più, vediamo un po'. Oh, ok, quindi sul tettuccio funziona. Orsacciotte, ya. Orsacciotte. Orsacciotte. Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Ah, questa secondo me, come clip per Chiara, secondo me si diverte. Orsacciotte. Dimmi tutto, come posso. Ah, grazie. Ho letto un piccolissimo aiuto nel senso che stavi per chiedere un aiuto. Scusa, grazie a te, figurati, ci mancherebbe. Il poco fa tanto. È una goccia d'acqua. Può fare mare. Mamma mia, quante orsacciotte ci stanno. Ma io siamo guaiati. Mamma mia, sali, sali, sali. Mannaggia la miseria, va. Oh cacchio, questi semici che non è finita. Ah, caspiterina. Qua orsacciotte non funziona bene. Mamma mia, quanti. Fu, 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 fu,
Mannaggia miseria. E come stanno arrangiate queste orsacciotte? Drift, hai visto? C'è miseria, va. E stanno incacciati di brutto. C'è miseria, va. Occhio perché con gli orsacciotte non c'è. Eccolo là. Orsacciotte. Orsacciotte. Sono qui. Zuzu. Non mi hai visto? Eccolo lì, zuzu. Quello mo mi fa la pella. Zuzu. Sali, 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 sali. Curo, vai giù, curo, 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 curo,
Mamma mia. Ma sono scansato. La miseria. Aia. Questi che sono 1, 2, 3, 4, 5. So 6. Ce ne dovrebbero essere ancora altri 4 in giro. Aiù. Drift, sto guaiato. Se questi mi beccano un'altra volta sono finito. Però stavolta devo dire, devo ispezionare bene l'area. Allora, intanto però mi devo liberare qua. Almeno quando devo salire qua non ho problemi di ingombro. Ecco qua.
L'IF di qua deve andare a vendere perché ho sostenuto delle spese qua al ranch. Devo guardarmi pure indietro. Ho dovuto rifare tutte le stalle perché non so se era un bug o altro. Comunque mi sono crepati i maialots, i vacche, le mucche, e mi sono crepato pure i galline. Cioè, fatta strage. Infatti mi sono trovato settimana scorsa che ho dovuto rifare un bel po' di cose off camera. Però sicuramente purtroppo con la selvaggia, con la cacciagione non si possono fare le salsicce, altrimenti l'avrei già fatto. Allora, guardiamoci intorno. Occhio alle macchie scure. Saliamo di qua. Mi sa che vuole venire qua ad aiutarmi a mangiare oppure a cucinare. Wii, presidentissimo. Buonasera. Mamma mia, speriamo che non devo fare il su. Orsacciotten, fate bravi, eh? Mi raccomando che devo fare il su al presidentissimo talebano alias la zappa storta. Ci vediamo che non mi fanno niente, che non mi fanno la pellam. Ah, giusto, sì, ma facciamo così. Ecco qua. Ok, mi è andata bene stavolta. Stavano per farmi la Pelham, comunque. Ovviamente c'è Drift, in background, in sottofondo dovrebbe esserci anche SDJ. Allora, chat, ho bisogno del vostro sostegno. Devo fare il salto dell'Orsacchiotten qua sulla cima più alta di questa collina. Al mio 3 dovete scrivere Orsacchiotten e io farò il salto inaugurale dell'anno dell'Orsacchiotten. Siete pronti? Preparate già Orsacchiotten. Pronti, eh? Preparate? 1, 2 e 3. Scrivete Orsacchiotten e io faccio il salto della collina. 1 è arrivato. Prendiamo una bella rincorsa. Questa qua viene bella. Orsacchiotten. Clip Orsacchiotten. Wow. La devo rifare un'altra volta. Proprio perché avete scritto tutti e tre. Allora, mo ci mettiamo di qua. Ecco qua. Ok, via. Orsa chiotte, via. Orsa chiotte. Su. Orsa chiotte, trollolla. Orsa chiotte, trollolla. Abbiamo inaugurato l'anno accademico dell'Orsacchiotten. E qua, se non stanno in giren, mi fanno la pella questi. Oppla, veloce veloce, prima che esce qualcuno da qua e mi fanno la pella, anzi mi fanno la fiesta. Sono venuto a registrare la clip. Beh, a parte la clip, siccome Chiara mi ha chiesto il famoso motto Orsacchiotten, ho detto più che registrartelo al cellulare, ho detto io lo faccio durante la live perché quando vedi l'Orsacchiotten ti viene il
a Hotten e quindi ti fai sotto e quindi è più reale, è un po' più genuino, infatti non so perché, ma stavolta se poi torni indietro ho rischiato due volte di essere magnato dall'orso a Chotten. Allora, devo andare un attimo al ristorante e vediamo pure se ci chiedono qualcosina. La manovra alla Jeep, vediamo se ci riesco. Hola! Un po' troppo che digitale. Lo sono riuscito a fare la manovra alla Jeep. O sono stato troppo statico qua. Allora, polpetta di manzo, pollo e latte. Sì, questo sì. Il famoso ribaltation. 180. Non è poco, ma va bene. Mi esce scritto Emporio. Oh, ecco qua. Lupin. Oh. Nessuno tocchi la mia amica Alce. Quando io vedo un lupo, questa è fortuna, caro. Ne ho sparato uno prima. E quella, tu non lo sai, quell'Alce ogni tanto mi viene a trovare in range. È un Alce guardiano. È un alce da guardia. Simpatico. Allora, mo, un attimo solo che andiamo in far in range e vi faccio, faccio vedere al mitico talebano l'ultima modifica. E allora, ecco, mi è venuto a ringraziare, avete visto? Non ti preoccupare, vai tranquillo, vai, ci vediamo domani. Se mi fai uscire però, babbo ci capite, eh? È il famoso butta dentro. Hai visto l'arce come è riconoscente? Questa l'ho salvata per la seconda volta, una volta dall'orso. Dallo sacchiotten un'altra volta, mo dal lupus, lupupim, lupum, lupo, 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 cecchino, tacchino, stando nell'ambito culinario qua. Arriven. E allora, per chi si fosse persa la prima parte, quindi la parte introduttiva della Vives, ora vi faccio vedere gli ultimi piccole grandi modifiche che ho portato. E allora, già si nota qua, per chi c'era prima, c'è stato nelle precedenti live, qui al posto di questa struttura, mega struttura, c'era una stalla. Purtroppo a seguito di uno schioppamento mi sono schioppati tutti gli animali qua e ho pensato di creare una struttura coperta per chi, non conoscendo la motivazione, ha detto mo li metto a coperta e quindi le metto a caldo. Praticamente, caro talebano, mi sono schioppate per la terza volta. Quando dico tutti gli animali, tutti, incluse le galline. E ho dovuto rifare tutto da capo. Però
probabile. Ho avuto la vaga impressione. Questo è il toro che si chiama Totò. Ho messo un po' di nomi degli attori e attrici del grande cinema napoletano. Vieni qui, quest'ettina. Ok, lei è stata già munta. Grazie, cara. Sei molto gentile. Ecco qui. Qui abbiamo Donna Sofia, ovvero Sofia Lor in ecco, az. Grazie. Noi trattiamo con molta grazia. Grazie mille. Mangiare ci sta in abbondanza. Esatto, attori, sì. Ma prossimamente andrò a prendere Edoardo, Peppino e c'è stato Totò e manca la spalla di Totò e questo non va bene. Ok. Ah, poi per ovviare al problema beh, qua posso aprire. Il drop frame dovuto alle galline. A quando ho capito, poi è da vedere dopo, più sono ammassate e più a quanto pare aumenta il drop frame, quindi va a rendere più complesso il tutto. Ui, Talebano, grazie ancora per essere passato il Livesh qua. Buon trabacco e ci becchiamo dalla tua Livesh. Thank you. E complimenti ancora per la mappa che mi hai dato, perché è stata veramente bella, molto apprezzata. E ovviamente ringraziamo anche l'alter ego che poi è ovviamente la zappa storta. Grazie ancora. Prestantissimo. Allora, qua questa l'abbiamo fatta. Esatto, padrone di casa. Eh sì. Allora, qua per il momento ho ricreato sto ripiano, poi vedremo come ottimizzarlo. Ok, allora, qualche altra cosa da fare, la mungitura l'ho fatta. Abbiamo lavorato un po' di carne e allora io direi, mi porta a vedere un attimino la casa. Ovviamente. Ecco. Aprendo quei regali per chi non ci fosse stato prima. Questo è l'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato gli sviluppatori. In pratica sono gli alberi di Natale che si costruiscono con 40 pezzi di legno più gli abbellimenti e poi ogni pacco mi dà qualcosa. Un fuoco d'artificio oppure una gallina. Pensi che in un pacchetto così piccolo sarà difficile trovarci un maialozzo o magari una vaccarella. Allora, intanto qua però devo completare le mangiatoie qua, 1, 2, 3 e 4. Qui sono da 6, 6, ok. 6x4, 24. Ma andiamo a. Il c'è. Detto me, è scappata la mucca. Allora, comunque, diciamo che tutto sommato aver costruito una struttura coperta per le. Oh, cacchio, ma essa non l'ha venduta. Ok,
questo vuoto. Dicevo che in conclusione ho speso un bel po' di soldi per creare la struttura per le mucche, però d'altro canto le mucche comunque più o meno in maniera giornaliera producono il latte, quindi diciamo che fra i maialozzi e le mucche, insomma, le mucche danno quel qualcosa in più, ecco, e quindi sono degne di lode che si prendono laurea e devi tenere la testa a posto giusto, cioè sulle spalle, come scrivevano Totò e Peppino nella famosissima lettera alla ballerina che era la fidanzata del nipote Gianni nel omonimo film che ho detto prima, Totò e Peppino e la mala femmina. Ribadisco ancora, caro Twitch, che è il titolo di un film, quindi mi dissocio ovviamente, ma ovviamente invito voi operatori, qualora vi dovesse questo bot vi dovesse dire qualcosa di strano, andatevi a cercare il film. Allora, mo devo andare qua. Poi, ferramenta 3x8 24. Ma io ne prendo qualcuno in più e risolviamo il problema. €180. E scusatemi se poco. Oh, K. Ah, c'ho anche l'amico, l'amica Renna che mi segue qua. Che quella mangia pure la Renna. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente, hai parlato proprio bravo. Giusto il lift. È così, è così. E poi quando viene quella poca di pesantezza agli occhi, no, che dici, mamma mia, che sonnolenza, un bel caffettino è quello che ci vuole. E intanto, come si dice a Napoli, pazienza e Vengo con gli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Si è fatto, sono fatte le 19, ma insomma qua nel gioco non so se ci avete fatto caso, ma il tempo vola letteralmente, cioè ti svegli che vai a fare riscaldamento e fai orsacciotte, orsacciotte, gippe gippe tonde, casca lo mondo, casca la terra e la gippa si ribalta. Gippo gippo tondo, quanto è bello il mondo, la gippa non si ribalta, la zappa poi lo mangia. Ah, povero Gippo. Queste sono le famose filastrocche inventate, ma proprio non si sa come. Oh, ragazzi, allora, 5 esattamente. Allora, ora ne prendo un altro per sicurezza. Poi no, io volevo un solo all'indirizzo. Beh, va bene così. Ok. Poi dopo. Ragazzi, approfitto per ringraziarvi veramente di cuore per avermi fatto questa bella compagnia oggi, in questo primo appuntamento dell'anno con Ranch Simulator, e direi che l'abbiamo aperto col botto, anzi,
Lo chiudiamo con il botto. Arriviamo a Reg. E nei regalini ci dovrebbe essere qualcosa di, come dire, che fa il botto ma fa anche un po' di luce. Dovremmo avere qualche fuoco d'artificio conservato. Poi piano piano riattrezzeremo tutta la fama wunderbar. Ecco qua. Ah, ce ne sono due. Allora, mo posizioniamo un attimo. Uno qua. Uno qua. E allora, andiamo con il primo. Chiudiamo la live con l'ultimo fuoco d'artificio. E allora approfitto come sempre per ringraziarvi della vostra meravigliosa compagnia. L'appuntamento con Range Simulator è per la settimana prossima. Ovviamente è per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, non lasciate il canale perché continua la programmazione. Ovviamente questo video lo potete guardare su YouTube, giovedì lo trovate e nella descrizione dei video troverete anche il link per acquistare giochi scontati fino al 70% e naturalmente anche il link per seguire i miei canali social. Facciamo così. Adesso finisco il giro di saluti qua, vediamo se c'è qualche altro fuoco d'artificio e poi chiudiamo con i fuochi d'artificio. Quindi grazie ancora a tutti, restate sintonizzati. So, thank you so much everyone for making me company during this live streaming. I want to say thank you so much if you are watching this video from the beginning. Thank you so much if you are watching this video or rerun here on Twitch. You can watch this video on YouTube and you can find the video on YouTube on Friday, sorry, on Thursday. And if you are interested to buy this game or the games with a low price up minus 70%, you will find in the video description the link of the internet site and other four links that are my YouTube social media channels. If you are watching this video rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You can watch the continuation of the programmation. Thank you so much. Please stand by. I will try if I will find another fireworks and then we will end the video. So thank you so much. Now I will talk in French, in Neapolitan, and then we will try if we are very lucky. Et alors, merci beaucoup à vous tous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. Notre rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, mercredi prochain. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix gratuit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description des vidéos le lien pour acheter le jeu, donc à prix réduit jusqu'à moins 70%. Et naturellement, vous allez trouver le lien pour suivre mes canaux social media, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram.
et naturellement Twitch. Vous pouvez regarder ces vidéos enregistrées sur mon canal YouTube le jeudi. Pardon, vendredi, voilà, j'avais bien dit. Vendredi à midi. Puis si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, je l'ai déjà dit, pardonnez-moi, mais parfois je perds un peu la mémoire. Et voilà, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal si vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique ici sur Twitch. Après le spectacle des feux d'artifice, je vais vous saluer dans notre passion de porte bonheur un napolitaine. Merci beaucoup, ne quittez pas la vidéo. Et alors voyou, e mi stai ancora confondendo a parlare in francese. Allora voyou, io ringrazio la stessa e tu quando mi avevi fatto compagnia da questo primo appuntamento con Range Simulator 2021. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre solito ora. Se siete interessati a vaccare a sto gioco o a di gioco scontato fino a 70 PC, quindi multipiattaforma, da descrizione dei video ovviamente trovate i link a potete a cattarsi io che scontate non solo per il computer ma pure per PlayStation, l'Xbox eccetera eccetera, ma poi trovate pure quattro link caso i canali social mi YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch. Sto video lo trovate in coppa YouTube Piernari da descrizione dei video, quindi sia che in coppa Twitch che in coppa YouTube trovate tutti i link che vi ho già accennato prima. Per voi che state guardando questo video in replica, non lasciate il canale che appena finisce questo video continua la programmazione del canale. Grazie ancora a tutti quanti, ovviamente per voi che siete in diretta in questo momento vi chiedo la gentilezza, se vi è possibile, di attendere il ride. Oggi facciamo il ride a Wopparan 71, un altro amico streamer che in questo momento sta portando farming. E allora, detto questo, iniziamo a sparare i primi fuochi e poi ci salutiamo con il ormai consueto saluto napoletano. Wow. Oh. Bello. Oh, cappa. Poi ha fatto tornare il sole qua. Via. Sacciotte. Oh, bello. Passata la mezzanotte. Come si fa a Capodanno? Via. Oh, questo è simile a quell'altro là. Broadcast è l'ultimo fuoco, last firework, le dernier feu d'artifice. Stata buona, ciao a tutti.